Ho ascoltato con interesse molti degli interventi del Re Italy e soprattutto l'entusiasmo che ci vede oggi in una fase di ripartenza che ha poi stato il fil rouge degli interventi e degli operatori che ci hanno visto seduti a questo tavolo. Innanzitutto con una ripresa significativa delle transazioni, un po' come abbiamo visto dai numeri dell'Agenzia delle Entrate che segnano quasi un più 40%, un elemento decisamente positivo che è un recupero anche nei piccoli centri urbani e non solo nelle grandi città, un'Europa altrettanto che corre con valori di transazioni intorno al più 40% e vi è un'attesa per i prossimi mesi, mi sembra che tutti convergono su un numero intorno al 4-5%, che potremmo anche definire un rimbalzo tecnico rispetto a un 2020 che conosciamo tutti. Direi che in sintesi il cambiamento si può definire o ispirare alla parola flessibilità, quindi la flessibilità dovrà essere resa sempre più gestibile e anche dagli aspetti urbanistici e amministrativi che dovrà dettare il legislatore. Allora, noi siamo forti da esperienze positive recenti, ad esempio sul settore dell'hospitality, no? Il settore dell'hospitality vede dei numeri decisamente in ripresa. E un numero qualificato di strutture turistico-ricettive che stiamo osservando anche grazie ad una partnership consolidata che abbiamo con Horwath. La curva è sicuramente tendenzialmente in ascesa. Adesso bisognerà osservare con attenzione se è una curva delineata da un incremento di domanda o se è solo frutto, diciamo, di fenomeni inflazionistici. Anche perché, se vogliamo, l'hospitality è l'unico o uno dei pochi settori dove la manodopera non è comprimibile in relazione a quello che è l'innovazione tecnologica o elementi che possono creare dei saving su sostanzialmente un recupero di efficienza determinato da un minor impatto delle ore uomo sui settori. Un hospitality che vede sicuramente degli spunti di interesse sul mercato romano, che è un po' indietro rispetto a quello di Milano. Un buon recupero di quello che è il residenziale. Qui abbiamo visto anche alcuni studi che portano il numero di appartamenti collocati in vendita in un numero quantificato in circa 40.000 unità rispetto a 50-60.000 di una media degli anni precedenti. Ecco, è chiaro che lo spostamento anche verso piccoli centri, questo dovrà cercare di essere osservato quanto più possibile se è un fenomeno transitorio, potrà essere un fenomeno, definiamolo, duraturo, un po' quello che è successo nella Silicon Valley già prima della pandemia, vedeva numerosi manager di multinazionali che si erano definitivamente spostati dai quartier generali della California in altri stati. Quindi bisognerà osservare con attenzione se il fenomeno a cui abbiamo assistito in altre piazze internazionali sarà replicabile, ad esempio, in centri come Milano. A Londra, sentivo recentemente anche i nostri amici di KPMG Londra hanno avuto un limite di sosta negli uffici di 2 giorni, che vuol dire che non hanno un minimo di 2 giorni alla settimana di permanenza, ma è una soglia massima. HSBC ha un limite di 1 giorno.
Amazon ha definito questa sosta negli uffici per 3 giorni alla settimana. Proprio l'altro giorno l'amministratore delegato di Morgan Stanley ha fatto un po' il fischio fine della ricreazione, tutti in ufficio. Quindi è chiaro che qui c'è un mondo abbastanza ancora scomposto dal mio punto di vista. Noi osserviamo, al di là di un calo in termini di locazioni, delle rinegoziazioni, diciamo così, invece una inversione su quello che è ad esempio il mondo delle PMI. Lì non necessariamente la riduzione degli spazi sarà un must, ma anzi probabilmente maggiori spazi vuol dire aria più pulita e aria più fresca. Il tema dibattuto degli uffici è evidentemente un tema che dovrà essere anche osservato in termini di layout complessivo di quella che sarà l'evoluzione a tendere di un nuovo modello di ufficio e dell'efficacia reale di quello che è lo smart working anche in termini di creazione di nuove opportunità. È chiaro che qui la macro divisione è tra un mondo che possiamo definire back office e un mondo che invece possiamo chiamare front office, nella diversità definiamola empatica di quella che è la relazione di movimento e di creazione di nuove opportunità di cui anche il real estate ha fortemente, fortemente bisogno. Quindi è chiaro che l'entusiasmo di cui parlavamo, che abbiamo visto appunto anche a Re Italy, da parte degli operatori, è anche un entusiasmo in una fase di ripartenza a rincontrarsi, a rivedersi e a identificare insieme dei nuovi scenari evolutivi, un po' post-bellici, passatemi il termine. La nostra visione è integrata di player attivo non solo nel real estate ma anche nel mondo energy ed infrastrutture ci porta sempre di più ad integrare la filiera dei servizi anche sul real estate. Ultimamente abbiamo fatto uno startup sul mondo del superbonus, ecobonus, e ci vede impegnati con un team di circa 50 persone fully dedicated. Che è chiaro che è stato uno degli elementi portati avanti dagli ultimi governi con dei forti spunti di riqualificazione anche sul patrimonio immobiliare. Questo poi dovrà essere anche visto in relazione a tutto lo sviluppo anche del piano di rilancio del paese sul mondo green. Non mi riferisco solo alla mobilità ma anche a tutto il concetto più olisticamente definito ESG, che parte e va dagli aspetti di tassonomia alle analisi in termini di assessment di quelle che sono le sostenibilità delle varie aziende. La sostenibilità che ovviamente poi si esprime con un gap rispetto a quella che è la situazione ESIS, è quello che invece poi è l'intervento in termini di colmare questi gap. Questi gap poi richiederanno e richiedono degli interventi in termini di efficientamento, di quelli che possono essere i parametri energetici, i parametri quali quantitativi sostenibili, i parametri in termini di risorse umane e definiamoli sociali. Tutto questo evidentemente sarà un intervento che dovrà essere sviluppato su un attore importante che si chiama appunto immobiliare, e quindi di fatto stiamo assistendo e assisteremo sempre di più a un'integrazione di servizi professionali qualitativamente evoluti che richiederanno il colmare questi gap anche con strumenti di finanziamento associati. Strumenti di finanziamento che ad oggi vedono ad esempio importanti elementi di supporto, cominciando dalla SACE, e anche le banche in questo
almeno vediamo che si stanno muovendo molto bene nell'individuazione di questi strumenti di marketing a supporto di finanziamenti che non sempre hanno un sottostante in termini di garanzia immobiliare, un po' nel senso tradizionale nel termine, ma hanno anche degli strumenti di package finanziario che sono più impostati ad esempio sul saving. Quindi in questo noi riteniamo di continuare ad essere dei leader e un player integrato in una logica sempre evolutiva. Quindi eco bonus, super bonus, green, ESG sono tutte delle parole chiave che sentiremo sempre di più nei prossimi anni.